rifugio naturale avvolto dalla foschia e bagnato dalla pioggia. Una minuscola nazione, più piccola della Sicilia, che ospita alcune tra le specie più interessanti del pianeta. I punti in cui terra e acqua sembrano fondersi sono la dimora di creature selvagge e indomite. Le lagune e le foreste di mangrovie offrono ospitalità a un'incredibile quantità di forme di vita. Ma fra tutte le meraviglie naturali del Belize, quella forse più straordinaria si trova al largo delle sue coste. In primavera, milioni di pesci danzano soavemente al ritmo della corrente e della luna. I racconti dei pescatori locali hanno attirato in queste acque una squadra di ricercatori che spera di assistere a un misterioso spettacolo. Il banchetto degli squali giganti. La seconda barriera corallina più grande del mondo si estende lungo le coste del Belize, le cui acque, costellate da isole sabbiose, pullulano di vita. Uno dei punti più spettacolari si trova a 40 km dalla costa, dove un'insenatura fa convergere le correnti oceaniche in un luogo chiamato Gladden's Pit. Ogni primavera, le acque di Gladden's Pit si riempiono di pesci e si trasformano nello scenario che fa da sfondo alle attività dei giganti dell'oceano. Per studiare questa esplosione di vita, una squadra di ricercatori ha montato qui un campo. Questa remota isola sarà la loro dimora per le prossime settimane. Anche per una spedizione così modesta è necessaria una grande quantità di rifornimenti. Gli scienziati hanno portato con sé la maggior parte dei viveri e devono generare l'elettricità da soli. Il biologo marino Will Amen è a capo della spedizione organizzata dal Nature Conservancy. È affascinato dal Belize per un motivo in assoluto: i suoi pesci. Ricordo che quando ero un ragazzo, un giorno mio padre mi disse: dovrai lavorare per 40 anni, quindi farai meglio a scegliere qualcosa che ti piace. Fu il consiglio migliore che abbia mai ricevuto. Io adoro i pesci. Ho passato ore a osservarli, a studiarli, tentando di capire come respirano, come vivono, e a sfruttare le mie conoscenze per proteggerli. La sua collega dell'Università di York, Rachel Graham, concentra i suoi studi su una specie in particolare, lo squalo balena, che può raggiungere i 15 metri di lunghezza e le 10 tonnellate di peso. Voglio scoprire qualcosa di più di quanto già sappiamo su questo grande pesce dell'oceano, che raramente si concede alla vista degli esseri umani. L'ufficiale di rotta Eloy Cuevas naviga in queste acque da tutta la vita. Quando il vento soffia a 20-25 nodi, nessuno è disposto ad uscire in mare. È troppo pericoloso. I pescatori del luogo conoscono bene le insidie delle acque di Gladden's Pit. Ma da decenni continuano a pescarvi. E ogni anno avvistano ombre giganti che si nascondono nelle profondità marine. Ma
portato qui Will sperando che fosse in grado di dare una spiegazione alle meraviglie di Gladden Spit. Ma le scoperte fatte da Will, invece di fornire delle risposte, hanno sollevato altre domande. I pescatori sanno da tempo che ogni anno, in primavera, quando c'è la luna piena, a Gladden Spit esplode la vita. I pesci si radunano poco prima del tramonto. Il sonar guida Eloy a un banco di proporzioni straordinarie. Lo scopo di Will e Rachel è svelare una serie di misteri, come cos'è che attira così tanti pesci in questa zona? Com'è collegato questo luogo al resto del Belize? E cosa più importante, gli squali bianchi faranno di nuovo la loro comparsa? A Gladden Spit si percepisce già il primo sentore di quelle meraviglie che ciclicamente si rivelano in tutta la loro bellezza. Numerosi banchi di pesci affollano queste acque che nascondono pericoli sconosciuti. Per i sommozzatori, distrarsi durante un'immersione può essere molto rischioso, soprattutto quando compaiono aggressivi maschi di squalo. In superficie il mare comincia ad agitarsi ed Eloy cerca di evitare che le onde facciano ribaltare la barca. Rimane accanto ai sub, seguendo la scia di bolle d'aria lasciata dai respiratori. È una vera impresa seguire il percorso dei sommozzatori tracciato dalle bolle. Quando il mare è mosso, come oggi, è molto difficile. A volte, infatti, il movimento delle onde può creare l'impressione che ci siano delle bolle d'aria che risalgono in superficie. Per Will e Rachel, le acque si stanno facendo pericolosamente scure. Non ci sono segni della presenza di squali balena finché un gigante emerge dall'oscurità. Con i suoi 10 metri di lunghezza, eclissa tutto ciò che lo circonda e lascia i sommozzatori intimoriti sulla sua scia. Vedere animali così grandi è un'esperienza sconvolgente, anche se per certi versi divertente. Usano la loro imponente mole per spaventare potenziali nemici, ma nello stesso tempo sanno essere molto gentili. In realtà non cercano mai di colpirti, ti evitano all'ultimo momento e adorano gironzolarti intorno. Mentre i pesci si radunano, arrivano gli squali balena. La ricerca di Will e Rachel ha inizio. Ma dovranno rimandare tutto al giorno dopo. Non possono rischiare di rimanere immersi troppo a lungo. Una bizzarra esperienza li attende in superficie. Durante la risalita, Will si imbatte in un gigantesco ostacolo di 10 tonnellate. Ero appena arrivato vicino alla barca, quando lo squalo balena si è avvicinato e mi ha colpito al braccio. Ero con le spalle rivolte verso la paratia. E il colpo è stato molto violento. Mi ha fatto veramente male. Will, Rachel ed Eloy hanno appena iniziato una ricerca che li condurrà alla soluzione del mistero di Gladden Spit e degli squali balena che la visitano. C'è ancora molto da scoprire. Dopo il tramonto, l'equipaggio si riunisce per visionare le riprese fatte.
La luna è in fase crescente e per i pesci si sta avvicinando il periodo della riproduzione. Rachel spera che assistere al loro accoppiamento le darà la possibilità di scoprire qualcosa di più sugli squali balena. Lo scopo del mio studio è scoprire quanto è grande la popolazione di squali balena qui al largo della barriera corallina. Voglio sapere se si muovono sempre in gruppo, se compiono una qualche forma di migrazione sociale. Il mare è costantemente agitato a causa delle forti correnti che circolano in tutto l'Atlantico settentrionale. Molte creature pelagiche, fra cui le meduse, si lasciano trasportare sulla scia degli squali giganti. Vengono trascinate all'infinito e si nutrono filtrando microscopici frammenti di cibo. Nelle acque buie, alcune specie di meduse sono visibili grazie al fenomeno della bioluminescenza, che crea uno spettacolo di luci mentre fluttuano nelle correnti oceaniche. Cavalcando le stesse correnti, le femmine di tartaruga ritornano sulle spiagge del Belize, dove sono nate qualche anno prima. Il loro viaggio le ha portate attraverso il mare aperto fino in Europa e in Africa, prima di ricondurle a casa. Le tartarughe di questa specie tornano sulla terraferma solo per deporre le uova. Un nido può contenerne fino a 100. Poi le ricoprono di sabbia e tornano nell'oceano a farsi trasportare dalle correnti per un altro anno. In passato, queste stesse correnti e i venti oceanici trasportarono fin qui anche molti cittadini del Belize. In quanto ambientalista, Will lavora a stretto contatto con gli abitanti locali. La popolazione creola, che discende dagli schiavi che vennero portati a lavorare nelle piantagioni centinaia di anni fa, vive lungo la costa e si guadagna da vivere con la pesca. Ogni anno, insieme a Eloy e a Will, pesano e misurano il pescato. Serve a tenere un conteggio del numero totale di esemplari catturati e un quadro dello stato di salute dei pesci. Molte delle creature del Belize dipendono dalla generosità dell'oceano. Le fregate catturano i pesci in superficie. Il cibo è abbondante, ma la competizione è spietata. Anche la sula dalle zampe rosse nidifica lungo la costa. Si azzuffano le une con le altre, lottando per il cibo e per un compagno. I nemici più accaniti delle sule sono le fregate, che si lanciano in picchiata per rubare il loro cibo. Rachel ha chiesto un passaggio a un elicottero dell'esercito per avere una visione generale della popolazione di squali balena. Dall'alto riesce per la prima volta a farsi un'idea del numero di esemplari che si sono radunati in questa zona. Ne conta più di 50. Una concentrazione simile le offre un'opportunità quasi irripetibile per studiare queste elusive creature. Si hanno poche informazioni sugli squali balena. Anche l'origine del loro nome è poco chiara.
Prendono il nome dalle dimensioni, simili a quell'ena, ma sono dei giganti buoni se paragonati alle altre specie di squali. Lunghi più di 10 metri, questi enormi pesci si cibano di alcune delle creature più piccole dell'oceano. Assimilano il cibo come una sorta di aspirapolvere, nutrendosi di plancton. Lo trattengono con le branchie e poi espellono l'acqua. Essendo una specie nomade, gli squali balena si trovano nelle acque calde e tropicali di tutto il mondo. Ma fin dove si spingano, che dimensioni possano raggiungere e quanto tempo vivano è ancora un mistero. L'obiettivo di Rachel è raccogliere informazioni che aiutino a dare una risposta a queste domande. L'obiettivo di Will è simile, ma la sua attenzione è rivolta ai pesci più piccoli del Belize. Ok ragazzi, va bene, l'ho presa. Will esce spesso in mare insieme ai pescatori di Gladden Spit. Sta applicando una targhetta identificativa su uno snapper. Così i pescatori potranno riferirgli quando e dove verrà avvistato questo esemplare. Questo è il primo, con una radiotarghetta. Will utilizza trasmettitori a onde radio. Le targhette trasmettono dati relativi agli spostamenti dei pesci. Ma in queste acque un altro cacciatore è in agguato sotto le onde. Uno squalo attacca un peschereccio e si mette a girare nell'area in cerca di altre prede. Spesso il lavoro di un'intera giornata viene divorato dagli squali. Ma i pescatori passano rapidamente al contrattacco. Gravemente ferito, questo squalo ha poche probabilità di sopravvivere. Milioni di squali vengono uccisi ogni anno a una velocità superiore alla loro capacità di riprodursi. Specie che esistono da 200 milioni di anni potrebbero svanire completamente nel prossimo secolo. Gli squali si sono evoluti nei predatori per eccellenza dell'oceano. Assassini nati hanno una linea idrodinamica per scivolare fra le onde. Nella caccia a pesci e mammiferi marini hanno pochi rivali. Come i leoni in Africa o i lupi nei grandi boschi del nord, giocano un ruolo fondamentale nel mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema. Ma per i pescatori del Belize e per molti di noi, gli squali sono solo una piaga, animali in grado di risvegliare le nostre paure primordiali dei mostri che si celano sotto la superficie marina. Nonostante la loro terribile reputazione, gli squali non costituiscono una minaccia per gli esseri umani, anche in territori di riproduzione come Gladden Spit. Sono altre le forze della natura che rappresentano una sfida per la spedizione. Una tempesta sta per abbattersi sul campo. L'oceano si agita sotto la furia degli elementi. Un cavalluccio marino l'affronta usando la coda come un'ancora.
Le nuvole si addensano sulle montagne e arriva la pioggia. Nel Belize, le violente piogge primaverili rinnovano il ciclo della vita. Negli stagni si formano pozze di argilla. Poi, velocemente come è iniziata, la tempesta finisce e il cielo si rischiara. Nel fango, le rane eccitate danno inizio ai loro annuali canti di corteggiamento. E nelle tenebre, un giaguaro comincia a muoversi furtivamente alla ricerca di una preda. In una meravigliosa sincronia di tempi e agilità aerea, un pipistrello pescatore scende in picchiata per catturare la sua preda in uno stagno tranquillo. Gonfiati dalla pioggia, i fiumi del Belize si riversano dagli altipiani attraverso le foreste pluviali fino al mare. Portano nutrienti fondamentali alle zone paludose e alle lagune, che alla fine, filtrati dalla barriera corallina, raggiungono Gladden's Pit. Nella zona di intersezione fra mare e terraferma, la vita procede come al solito. La fitta rete di alghe funge da riparo e da cibo. Lungo la costa del Belize, un raro coccodrillo di Morellet tiene sotto stretta sorveglianza il proprio piccolo. La presenza di una madre è quasi sempre una garanzia. Ma in queste aree il cibo scarseggia e i primi 2 anni di vita di un coccodrillo sono i più precari. I serpenti, i procioni e i trampolieri si cibano di piccoli di coccodrillo. Una cicogna porta una preda appena catturata al nido. I trampolieri del Belize fanno affidamento sull'abbondanza di pesce. Una specie in particolare è molto numerosa a Gladden's Pit quando c'è la luna piena. Si tratta dello snapper, che si prepara a deporre le uova. Per Will e Rachel si prospettano mesi di duro lavoro. Durante la prossima immersione sperano di scoprire cos'è che attira in queste zone gli squali balena. Eloy trova un altro grande banco di pesci. Immergendosi sopra un gruppo di snapper, Rachel e Will vengono sorpresi da quello che scoprono. Gli snapper iniziano il rito della riproduzione radunandosi sul fondale e sfilando in colonne larghe 4 metri e mezzo e lunghe centinaia. Will e Rachel sono i primi studiosi ad assistere a questa straordinaria processione. Migliaia di snapper che risalgono verso la superficie. Poi le femmine, che guidano la scalata, depongono le uova.
Le femmine rilasciano nell'acqua milioni di uova e i maschi lo sperma. Quindi, mantenendo l'ordine, fanno ritorno al fondale. Lì si mettono in coda per ricominciare il processo riproduttivo. Un grande banco di pesci guida le uova fecondate fino in superficie. Il tappeto di uova galleggianti cambia letteralmente il colore dell'oceano. Guarda quello bianco, è enorme. Hai visto che dimensioni? Will e Rachel tentano di prelevare un campione di uova fecondate. Stiamo trascinando una rete di plancton attraverso una nuvola di uova. All'estremità c'è un'enorme area bianca generata dalla considerevole quantità di materiale genetico. Si tratta dello sperma e delle uova mescolate all'acqua. Stiamo cercando di raccogliere dei campioni. Va bene, tira la parte più esterna. Vediamo se abbiamo catturato qualche uovo. Sì, sono curioso. Sì, anch'io. Oh mio Dio, eccoli! Oh! Ci sono delle uova, mio Dio! Sono dure, guarda! Ce n'è una quantità... una quantità enorme, mio Dio! C'è un legame fra la deposizione delle uova di questi pesci e gli squali balena? Rachel e Will si immergono in mezzo alla lattiginosa nuvola di uova. Userò un retino con la trama molto fitta per catturare le uova mentre si muovono sott'acqua e le trasferirò in una sacca a chiusura ermetica. Oltre al materiale genetico di cui ho bisogno per i miei studi, raccoglierò il plancton con questa rete speciale. L'acqua è così torbida che è addirittura difficile vedere i pesci. Sono piuttosto aggressivi, hanno denti molto grandi e non gradiscono essere osservati mentre depongono le uova. Un aspetto inquietante di questa attività è che ci si può ritrovare di fronte a squali balena di 10 metri, interessati agli stessi esemplari, che sono per loro fonte di cibo. Quando improvvisamente ti si para davanti un bestione di quelle dimensioni, non è un'esperienza piacevole. Questo snapper cubera sta tentando di dirmi, vai via dal mio territorio. Nelle acque torbide appare un gigante. Poi altri ancora. Entrano ed escono dalle nuvole lattiginose, oscurati da un velo di uova e sperma. Con fauci larghe quasi un metro e un'apertura di 30 centimetri, questi giganti dei mari divorano il cibo più piccolo, le uova di pesce. Abbiamo scoperto che misurano meno di un millimetro. Pensate, questi enormi squali balena, che possono superare 10 metri, sono in grado di distorcere particelle di 0,7 mm. È fenomenale. Gli squali balena arrivano a Gladden's Pit per nutrirsi delle uova di 26 specie diverse di pesci che usano questa zona come area di riproduzione.
decine di migliaia di pesci che andranno a popolare gli scogli e le acque del Belize vengono alla luce in questo punto. Ma cosa rende Gladden Spit un territorio di riproduzione così allettante? Secondo Will, la risposta si trova nelle correnti e nei venti. Per verificare la sua teoria, getta in acqua delle vele ancorate a delle boe. E in pratica usiamo questi pescherecci per osservare le correnti vicino alla superficie, a circa 3 o 4 metri di profondità. Ci serviamo di misuratori speciali per osservare cosa succede sul fondale. I venti e le correnti sembrano spingere le vele subacquee verso la terraferma. Forse si tratta delle stesse forze che catturano le larve di pesce e le spingono al di là della barriera corallina, fino a un luogo in cui possono trovare cibo e riparo, le mangrovie. Sulle isole e sulle coste del Belize, le mangrovie formano il confine fra mare e terraferma. Si trovano alle estremità di entrambi i regni, ma non sembrano appartenere a nessuno dei due. Sono ancorate alla terraferma, ma le loro radici affondano in acque profonde. Pesci, gamberi e altre creature prosperano in queste foreste sommerse. Fungono da asilo nido per gli esemplari più giovani, un luogo sicuro in cui possono crescere e svilupparsi finché non saranno pronti a raggiungere la barriera corallina o il mare aperto. Sopra al groviglio paludoso, altre creature trovano cibo e riparo tra i rami. Molte si nutrono dell'abbondanza di forme di vita che prosperano sotto di loro. Una famiglia di ibis osserva da lontano un airone dal becco a cucchiaio che fa la guardia alla sua prole in un nido riparato. Un boa di 3,5 metri si aggira nelle vicinanze in cerca di cibo. Fra le mangrovie la vita fluisce e rifluisce, come le correnti e le maree che alimentano questo regno. Seguendo le correnti interne, Will e la sua squadra esplorano le mangrovie con la speranza che offrano riparo ai pesci nati a Gladden Spit. I due giovani ricercatori sondano in profondità l'intreccio di radici e fango a caccia di indizi. Tentano di catturare giovani esemplari di snapper cubera. Sul fondo di questo contenitore si trova la prossima generazione di snapper. Pensiamo che gli snapper cubera si stiano spingendo verso le mangrovie e stiamo cercando dei piccoli a conferma della nostra teoria. Questo è il motivo per cui ci troviamo qui. Nella zona tra Gladden Spit e le spiagge del Belize, la vita segue il ritmo delle correnti. Verso la fine della primavera, il richiamo dell'oceano spinge un animale ad uscire dal suo rifugio. I piccoli di tartaruga emergono dal nido, attirati dal suono dei flutti che si infrangono sulla spiaggia. Potrebbero impiegare anche 3 giorni per risalire in superficie.
Questo è il periodo più vulnerabile per i piccoli di tartaruga. Quello che sembra un buffo modo di camminare, in realtà è una fuga per la sopravvivenza. Sulla spiaggia sono facili prede. Fin dalla nascita sono in grado di nuotare. Un piccolo trova riparo in quello che viene appropriatamente chiamato prato delle tartarughe. Qui pascola anche una delle creature più straordinarie del Belize, il lamantino. I lamantini in passato venivano spesso scambiati per sirene dai marinai in cerca di avventure. Oggi sono meglio conosciuti come mucche di mare. Pascolano per ore e a volte arrivano a consumare in un solo giorno fino a 70 kg di erba e piante. Queste creature, dalla lenta andatura, preferiscono rimanere nelle acque protette delle lagune e delle baie del Belize. Ma il piccolo di tartaruga deve spingersi oltre. Lascia il tranquillo regno del lamantino e si fa strada a nuoto attraverso la barriera corallina fino al mare aperto. Con il cielo a fargli da sfondo, sono facili prede per i cacciatori, ma non fermarsi è l'unico modo per sopravvivere. A vari chilometri dalla costa, la tartaruga si imbatte in un mulinello provocato dalle correnti oceaniche. Le alghe qui si ammassano fino a formare grandi cumuli che offrono un riparo sicuro. Per la prima volta nella sua vita, questa tartaruga può riposarsi. L'anno prossimo riprenderà il suo viaggio, seguendo le correnti oceaniche. Forse ritornerà in tempo nel Belize per deporre le uova e dare inizio a un nuovo ciclo di vita. Ma in che modo gli squali balena usino queste correnti rimane un mistero. La priorità assoluta della spedizione è capire gli spostamenti degli squali balena. Per essere in grado di monitorare i loro spostamenti, Rachel e gli altri membri della squadra dovranno classificare molti esemplari di questa specie. Rachel prepara un'infinità di targhette per il lavoro che avrà inizio al tramonto. Il loro valore è di varie centinaia di dollari. Ogni giorno, dall'alba al tramonto, sono stati allietati dai richiami di una famiglia di falchi pescatori. I genitori fanno la guardia al nido gelosamente, cacciando anche sventurati pellicani e uccelli fregata. Abili sommozzatori, i falchi pescatori sono in grado di avvistare la loro preda sott'acqua da oltre 30 metri di altezza. Afferrano i pesci con artigli lunghi e affilati e raramente allentano la presa. Mentre uno dei genitori rimane di guardia al nido, l'altro va a caccia. Nel corso della giornata catturerà fino a una decina di pesci per nutrire la prole affamata. Durante la luna piena, a giugno, quest'anno lo snapper deporrà per l'ultima volta le uova.
La spedizione sta per giungere al termine e Rachel e Will tornano un'ultima volta a Gladden Spit per classificare gli squali balena. Per questo avranno bisogno dell'aiuto di un esperto sommozzatore del luogo, Alfred Williams. I giganteschi snapper cubera si raggruppano in acque profonde oltre 40 metri, dando origine a un ciclone che fa risalire in superficie un banco di varie migliaia di pesci. Poco prima di raggiungere la superficie, una delle femmine fa qualcosa che non è mai stato osservato prima. Guarda verso il basso e cambia colore, diventa bianca. Le femmine più grandi attaccano i maschi, si mettono capovolte per aiutare l'addome a deporre le uova, quindi assumono una posizione verticale nell'acqua, dimenandosi e colpendosi in questo modo. Poi, improvvisamente, i maschi si allontanano e si strofinano gli uni contro gli altri. Ho visto un bellissimo esemplare di femmina piena di uova, che si contorceva così, e in preda agli spasmi. Cinque maschi le strofinavano lo stomaco, e lei continuava a muoversi. Stupendo! È fantastico! In fondo c'erano dei banchi enormi. Lo so! Dopo la frenesia della riproduzione, lo snapper si precipita nel punto in cui l'acqua risale vorticosamente in superficie. Una femmina è in grado di depositare decine di migliaia di uova ogni notte per 5 notti di seguito. Ed ecco emergere dalle profondità marine quello che Rachel sperava di vedere: squali giganti, più di 2 dozzine. Scivolando avanti e indietro, al ritmo della loro elegante danza, banchettano con le uova. L'arrivo di tanti squali balena è il momento che Rachel stava aspettando. È la sua occasione per classificarli. Possiamo controllare di nuovo quell'esemplare? L'epidermide degli squali balena è spessa 15 cm. Le targhette sono attaccate a degli uncini che non provocano loro alcun dolore. Se applicate nel modo giusto, possono rimanere fissate al corpo degli squali balena per buona parte della loro vita, che potrebbe durare anche 100 anni. Potrebbero essere utilizzate per la ricerca addirittura dalle future generazioni di biologi marini. Alfred ha applicato un segnalatore acustico. Trasmetterà l'arrivo e la partenza degli squali balena nell'area di Gladden. 22 di questi giganti vengono classificati. Ma con l'avvicinarsi della notte, la squadra dovrà usare un collegamento satellitare per monitorare gli spostamenti degli squali. Col buio, trovarli diventa un'impresa. Thank you.
Rachel ora riuscirà a rintracciare questo squalo ovunque. Dopo poco, cominciano ad arrivare le prime informazioni. Guarda! Abbiamo scoperto cose piuttosto interessanti oggi. Secondo il diagramma si tratta del numero 50. È un maschio non ancora adulto, lungo circa 4 metri. L'abbiamo etichettato il 27 aprile ed è rimasto in questa zona per 3 o 4 giorni, durante il raduno per la deposizione delle uova, prima di allontanarsi. È andato da qualche parte fino al 15 maggio. Poi, qualche giorno prima della luna piena, ha pensato che era tempo di tornare a Gladden per procurarsi del cibo. Rachel spera di ricostruire un quadro completo dei misteriosi spostamenti degli squali balena. Viaggiano attraverso la vastità degli oceani in cerca di cibo? Quali sono gli altri punti in cui si radunano? E come fanno a sapere quando tornare a Gladden Spit? È un mistero della natura. Adoro Gladden Spit. È il luogo che preferisco in tutto il mondo. Non sono in grado di spiegare l'emozione che mi suscita vedere un posto così magico, meraviglioso e incontaminato. È un luogo straordinario per noi abitanti del Belize. È fondamentale sia per la pesca che per il turismo. E se riusciremo a proteggerlo, potremo viverci per sempre. Preservare la bellezza e le condizioni ambientali del territorio e delle acque del Belize potrebbe significare ottenere molti vantaggi e attirare altri visitatori, gli ecoturisti. Qui vive una creatura fantastica, eccola, è dietro di voi. Incredibile, mi ero immersa in quel punto e all'improvviso mi è venuto vicino. Le foreste del Belize ospitano una straordinaria varietà di forme di vita. Dove sono rimasti inalterati, la terra e il mare rivelano i legami che uniscono le creature al nostro pianeta. Per conservare questa inestimabile risorsa, Gladden Spit è stata dichiarata riserva marina. La speranza è che continui ad essere caratterizzata da tanta abbondanza. Le future generazioni di pesci seguiranno il richiamo della corrente e della luna. La straordinaria danza della vita continuerà. E per tutto il tempo, Gladden Spit rimarrà una tavola imbandita dove i giganti verranno a banchettare.